La prima edizione del Future Pop Festival di Pescara si chiude con numeri che raccontano il successo di un evento da ripetere. Curato dall'ente Manifestazioni Pescaresi, con la direzione artistica del maestro Angelo Valori, il Future Pop Festival si è svolto nella cornice del Teatro D'Annunzio di Pescara e ospitato, con un grande riscontro di pubblico, tre artisti dalla forte carica innovativa nel settore della musica pop: Ariete, Levante e Dardust, che ha chiuso la prima edizione del festival. Autrice e chitarrista classe 2002, Ariete, ovvero Arianna Del Giaccio, che si è affermata in meno di un anno sulla nuova scena musicale italiana, ha dialogato con il suo pubblico di teenager proponendo anche il successo dell'Ultima Notte, colonna sonora della serie Netflix Summertime, nostalgico racconto di fine estate di recente pubblicazione. Ma se solo avessi un po' di forza ti direi che ti ho visto spesso, ma non è lo stesso per te. Ma se solo avessi del coraggio ti direi che... Tutto esaurito anche per l'attesissimo concerto di Levante, artista italiana che racchiude in sé, sovrapponendole, le immagini della cantautrice impegnata e dell'icona pop. Originaria di Caltagirone, 34enne, Levante ha all'attivo la pubblicazione di 4 album di grande successo, proposti su importanti palcoscenici in Italia e in Europa. Giudice di X Factor e concorrente del Festival di Sanremo nel 2020, per Rizzoli ha anche pubblicato 3 romanzi. La mia vita mi aspetta per essere felice in due ci vuole allenamento, per amare non esiste un corso di aggiornamento. Infine, chiusura in grande stile per la prima edizione del Future Pop Festival con l'esibizione di Dardust, ovvero Dario Faini, originario di Ascoli Piceno, 45enne, pianista, compositore e produttore discografico, che unisce le sonorità del neoclassicismo alla musica elettronica. Vanta oltre 35 milioni di riproduzioni e la sua musica ha accompagnato eventi come il Super Bowl e l'All-Star Game. Dardust ha scritto anche brani di successo per Fedez, Mengoni, Mahmood, Elodie, Francesco Renga e molti altri cantanti italiani. Si intitola Storm and Drugs perché è proprio un lavoro, è un divertissement sullo Sturm und Drang, quindi era questo movimento di fine Settecento che partì in Germania e che inaugurò il romanticismo, e il romanticismo, l'eroe romantico, si trova di fronte alla natura, di fronte a degli scenari giganteschi, a vivere il senso, il sentimento del sublime, che è quello che cerco di trasformare in musica e in arte visiva nel mio live, no? Il senso del sublime è fatto di paura ed estasi, ci sono momenti estatici, molto colorati, molto forti, che allo stesso tempo incutono quasi timore. Questa cosa cerco di tradurlo sia in immagini che in suono.